La nuova provincia di Padova ha aperto il cantiere per risolvere il nodo viario di Cristo di Arzerello tra Brugine e Piove di Sacco. È uno dei tantissimi cantieri che abbiamo aperto in questi 2 anni. Oggi si concretizza un passaggio importante, una sfida, credo di poter dire, vinta, almeno allo startup. Qui siamo oggi di fronte a fatti concreti. Io continuo a sostenere che la buona amministrazione parla con atti, provvedimenti e cantieri, e questo è un altro tassello importante per la cittadinanza di Piove di Sacco, per la cittadinanza di Brugine, per la cittadinanza di questa SP4, una variante che attendeva da anni una risposta concreta, un finanziamento che abbiamo posto a bilancio l'anno scorso, l'abbiamo posto con molto coraggio, in una situazione dove le risorse magari erano molto limitate. Non è solo un allargamento, ma è la costruzione di una nuova bretella con 2 rotatorie che va a risolvere i problemi di intersezione con le abitazioni, con risolvere il problema di quel continuo stillicidio e preoccupante anche per gli incidenti, quanto pericoloso era anche nelle vicinanze la viabilità del santuario di Cristo dell'Arzerello. L'impegno economico sono 2,5 milioni di euro, ma sappiamo anche che ci sono migliorie importanti richieste dei territori, dei 2 territori, quindi cercheremo di migliorarla al massimo, anche dal punto di vista dell'impatto non solo ambientale ma anche estetico. È la provincia dei sindaci questa, quella che abbiamo costruito 2 anni fa, che vogliamo riproporre per i prossimi anni, anche in virtù della nuova definizione che stanno avendo le province dopo l'esito referendario e dopo il riconoscimento di ulteriori fondi da parte del governo. Noi vogliamo dare risposta ai cantieri, dare risposta agli interventi per i nostri comuni, soprattutto i comuni più di periferia, quelli che hanno meno risorse. Questa è la provincia dei sindaci, la provincia del fare. Questo cartello lavori racconta una storia di sindaci che ci hanno creduto fino in fondo, hanno cercato delle strade, non sempre delle scuse, nonostante il periodo difficilissimo, ed oggi un'idea che parte lontano negli anni diventa realtà e si trasforma in cantiere per il nostro territorio. È un'opera per la quale il Comune di Piove di Sacco mette a disposizione oltre 600.000 euro, ma è un'opera che è di fondamentale importanza per tutto il territorio qui della Saccisica. Questa opera è un'opera molto attesa per il nostro territorio, in quanto va a mettere in sicurezza parte della nostra frazione di Campagnola, di Brugine, e che la va a collegare col territorio di Piove di Sacco. Grazie a questa opera potremo completare e ultimare quella che è la nostra pista ciclopedonale e quindi andremo a mettere maggiormente in sicurezza il nostro territorio. Dopo tanto tempo siamo riusciti ad arrivare a un risultato congiunto, condiviso e di collaborazione, perché senza la collaborazione sicuramente non si può arrivare da nessuna parte.